I think it's fine building jumbo planes, taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, as you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day. But tell me, where do the children play? Nel 2005 il cardinale Joseph Ratzinger è stato eletto papa e ha scelto il nome di Benedetto XVI. Era considerato un grande teologo e intellettuale. Quello che molti non sanno è che per quasi 25 anni ha guidato l'ufficio del Vaticano che si occupa dei casi più gravi di abusi sessuali commessi da preti, la Congregazione per la Dottrina della Fede. La CDF ha un passato oscuro. Quando venne fondata nel XVI secolo, era conosciuta come l'Inquisizione. Ratzinger ha accettato quel lavoro. Era arcivescovo di Monaco e Frisinga ed è stato promosso dal Papa a prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Well, you roll on roads over fresh green grass. Immaginate il Papa al centro e un mucchio di uffici intorno a lui. Quello che viene fuori è che ci sono più uffici della Santa Sede che, gestendo casi diversi, non comunicano fra di loro. E così i casi vengono insabbiati. Ma poi nel 2001 Ratzinger, con l'approvazione di Giovanni Paolo II, ha dettato queste istruzioni. Ogni caso di abuso sessuale che coinvolge un minore deve passare sulla mia scrivania. Dal 2001 ogni singolo caso di abuso sessuale commesso da un sacerdote è passato per Ratzinger. Il cardinale, oggi Sua Santità Benedetto XVI, è al mondo la persona più informata riguardo gli abusi sessuali sui minori compiuti da preti, perché lui ha tutti i dati. For your lorry loads, pumping petrol gas, and you make them long. All'interno delle austere mura del Vaticano ci sono voluminosi documenti che riguardano gli abusi sessuali dei sacerdoti di tutto il mondo, raccolti negli archivi segreti della Congregazione per la Dottrina della Fede. Secondo il diritto canonico, il pontefice non può essere giudicato da nessuna autorità civile o religiosa. Lui è al di sopra della legge. Sarà un punto importante su cui lavorare. Riportare il Papa al di sotto della legge, dato che il Vaticano non è un vero e proprio Stato, e sostenere le responsabilità del Papa nello scandalo della pedofilia che lo rende colpevole di crimini contro l'umanità. Will you make us laugh? Will you make us cry? Will you tell us when to live? Will you tell us when to die? I know we've come a long way, we're changing day to day. But tell me, where do the children play?